Signor Sindaco, per domani è tutto pronto? Domani abbiamo un importantissimo appuntamento internazionale, il vertice della NATO, che parlerà proprio dei temi di stretta attualità, la sicurezza, il terrorismo. Io trovo che la via italiana sia la via più convincente, più coraggiosa, più forte. La via italiana è quella che il presidente Renzi ha ribadito ieri, cioè quella della legalità, della sicurezza e della cultura per rispondere al terrore, partendo dai grandi drammi che si consumano nelle periferie delle grandi città europee, perché il terrorismo, ahimè, nasce e si coltiva prima di tutto dentro casa nostra e non è la risposta demagogica di chi magari vuole raccogliere un pugno di voti speculando sulle paure dei cittadini che ci porterà in fondo a questo tunnel. In fondo a questo tunnel ci porterà il coraggio, la determinazione contro i terroristi che vogliono farci piombare nella paura, nel panico. Non dobbiamo cadere nella trappola della paura e del panico, rispondere con l'orgoglio dei nostri valori, con la forza della nostra tradizione e partendo dalle buone esperienze. Firenze è una città che ha portato buone esperienze nel dialogo interreligioso, nei modelli sociali che sono moderni e anche nel rispetto della legalità e della sicurezza, perché non c'è socialità senza legalità. Andiamo avanti su questo e sono sicuro che la via italiana, anche nei prossimi due giorni che abbiamo a Firenze con la NATO, sarà una via ascoltata e apprezzata. Dalle anticipazioni sulla sicurezza sembra non ci sarà una zona rossa, è così? Questo ci dicono le forze dell'ordine, noi siamo in costante contatto con il prefetto e il questore. Come sapete abbiamo già gestito a Firenze con successo appuntamenti impegnativi come i vertici con la cancelliera Merkel, Netanyahu o la visita del Papa o il Presidente della Repubblica all'indomani degli attentati di Parigi. Io confido in questa forte collaborazione, in questa attenzione che c'è dalle forze dell'ordine. Certo, sono due giorni molto impegnativi, molto delicati. Mi auguro che nessuno soffi sul fuoco, perché di questo non c'è davvero bisogno.